Grazie al GRUSP per aver accettato il mio talk, è un piacere essere qua e ho trovato veramente interessante il talk di Fabio, quindi grazie di aver condiviso insomma, la tua conoscenza. E io sono Serena, lavoro per Biodec, che è partner di GRUSP su tanti eventi, diciamo, siamo sponsor questa volta e mi occupo di sistemi, non sono una sviluppatrice. Faccio ogni tanto, se capita, qualche programma in Python per dirla tutta, ma in realtà mi occupo di standardizzare il nostro lavoro e quindi di trattare l'infrastruttura con strumenti da sviluppatore. Faccio quello che oggi viene chiamato DevOps, ma in realtà si tratta di cercare di lavorare nel miglior modo possibile usando strumenti che mi permettano di fare qualcosa in modo riproducibile e riutilizzabile e comprensibile da tutti quanti. Oggi vi voglio parlare di uno strumento che utilizziamo e, visto che siamo al Container Day, in modo mirato alla gestione di container Docker. Voglio parlare di Ansible. Innanzitutto, per preparare questa presentazione, ho cercato i termini Ansible e Docker su Google per capire che cosa ne pensa la gente. Le prime domande che vengono fuori facendo questa ricerca sono: qual è la differenza tra Ansible e Docker e cosa sono Ansible e Docker? Quindi una brevissima terminologia, immagino che più o meno tutti sappiate che cos'è Docker, visto che siete qui al Container Day, forse non tutti sanno cos'è Ansible. Allora, Docker è una tecnologia che serve a isolare dei processi e a separarli dal sistema operativo su cui il Docker Daemon gira. Quindi serve a containerizzare applicazioni, non è l'unica tecnologia per fare container, chiaramente. Ansible invece è uno strumento per fare provisioning, quindi vuol dire che prende un sistema, applica delle ricette su questo e installa applicazioni, fa partire servizi, fa tante cose dal punto di vista sia dello sviluppatore che del sistemista, quindi ad esempio crea utenti, eccetera. Non è un tool di configuration management, questa cosa io la voglio stressare perché viene spesso confuso con Puppet e Chef. No, Ansible non fa il manager della configurazione, Ansible configura il sistema una tantum e una volta finito il suo ciclo è finita la missione che Ansible aveva su quel computer, non rimane un agent a tenere badata la configurazione. Detto questo, comunque, diciamo, è difficile utilizzare Ansible? No, specialmente per chi arriva da Docker, perché Ansible è scritto in un linguaggio comprensibile all'occhio umano, così come anche i Docker Compose File. È scritto in YAML. E questo è un esempio della semplicità di utilizzo di Ansible partendo dalla sua installazione. È un pacchetto Python, si installa con pip. Qui non ho incluso il passaggio della creazione del virtualenv. Per chi è sistemista e non è abituato a usare Python, sappiate che è buona norma installare i pacchetti Python utilizzando pip e non la pacchettizzazione del sistema operativo. E creare un virtualenv e poi utilizzare quello per gestire le varie versioni del pacchetto Python con cui abbiamo a che fare. Dare il primo comando Ansible significa scrivere un playbook, qui lo vedete, e con questo playbook noi possiamo pingare la nostra istanza e riceviamo pong in risposta. L'istanza è scritta nell'inventory file, qui forse è scappato, comunque è un file in formato INI molto semplice che accetta anche una sola stringa come contenuto e in questo modo abbiamo pingato il nostro localhost. Evviva! Questo è tutto quello che serve per installare Ansible e iniziare a usarlo. Perché dovremmo utilizzarlo se stiamo usando Docker? Beh, perché dobbiamo pur installare Docker, quindi viviamo in un mondo di container e di microservizi, ma il sistemista, a dire il vero, ha ancora a che fare con quei task di server automation.
Quindi se dobbiamo installare Docker a raffica su tanti server diversi, forse è il caso di rivolgerci ad uno strumento che ci permetta di scrivere una ricetta applicabile anche ad un sistema ibrido, lasciando perdere i vecchi script in Bash. Quindi possiamo usare Ansible per installare Docker e anche per fare il management dei Docker containers, in modo da arrivare a evitare di avere script che non sono più gestibili, Docker file immensi, eccetera. Cerchiamo un linguaggio standard comprensibile a tutti per standardizzare le nostre ricette. Per installare Docker vi faccio vedere un pochino di slide tecniche e per farvi vedere che cosa fa una ricetta Ansible che si occupa di questo task. Innanzitutto fa tabula rasa, quindi rimuove installazioni precedenti di Docker, questo può essere desiderato oppure no, io di solito faccio così. Gli host contro cui agire sono indicati in questo modo, questo è il nome che si dà ad un gruppo di host che è scritto nell'inventory file, quale utente vogliamo usare per fare le nostre operazioni e la lista dei task che Ansible deve compiere. Andiamo avanti, installiamo un pochino di pacchetti di sistema che sono necessari per installare la versione di Docker che vogliamo. Qui do per scontato di lavorare con un sistema operativo basato su Debian perché sto usando pacchetti apt. Aggiungiamo quello che serve per scaricare la repository Docker, poterla aggiornare, poter installare un pacchetto da questa. E poi configuriamo il sistema per aggiungere l'utente che ha fatto l'installazione al gruppo Docker, in modo che questo stesso utente possa poi gestire i container sul server. Quindi vedete, è tutto molto semplice, chiaro, leggibile per tutti quanti. Voi potete comunicare quello che state facendo a persone che non sono del vostro ambito. Il codice che scrivete è anche documentazione. E questa è la bellezza di Ansible ed è questo il motivo per cui è diventato uno strumento così popolare. A differenza di altri strumenti come Chef, ad esempio, che richiede di conoscere Ruby, lui scrive le cose in un linguaggio leggibile all'occhio umano e non è un elemento da sottovalutare. E ho trovato un blog post che ho linkato nelle slide, molto interessante, dove si elenca una serie di motivi per cui è meglio usare Ansible per creare container Docker e ho preso spunto da questo. Una volta che abbiamo installato Docker su un sistema, noi possiamo iniziare a creare dei container. Se uno non è pratico di Ansible, inizia scrivendo un Docker Compose file. Guardate che un Docker Compose è scritto in formato YAML, cioè può essere scritto in formato YAML. Vi pare molto diverso questo rispetto alle ricette che abbiamo visto prima? No, sono la stessa identica sintassi, quindi chi di voi ha già usato Docker Compose dovrebbe trovare molto facile fare la transizione ad usare Ansible, perché sono scritti nello stesso modo. Un semplice Docker Compose file che linka due container può essere fatto così. Crea un container per tirare su un'applicazione WordPress, crea un container per tirare su un database da linkare questa applicazione. Il link tra questi due container è dato da questa keyword, qui ci sono un po' di variabili che permettono di esporre certe porte e settare dei segreti per accedere al database. Bene, però Docker Compose è un po' limitato, specialmente dal punto di vista delle variabili, cioè accetta variabili dall'environment, accetta variabili scritte usando la keyword environment dentro al Docker Compose file, accetta variabili in un formato che io trovo un po' triste, ovvero mettendo un .env pieno di variabili dentro al container che creiamo e questo verrà su con un environment in cui l'utente dedicato, il primo processo che tiene sul container, ha nella sua shell in pratica tutte le variabili scritte nel file nascosto di env. Ecco, credo che si possa fare anche diversamente. Quindi Ansible dal punto di vista delle variabili è capace di gestirle in modi sicuramente migliori.
per poter scrivere per poter maneggiare dei container Docker usando Ansible, è necessario installare un pacchetto che permetta ad Ansible di comunicare con il Docker Daemon. Quindi installiamo un pacchetto Python che si chiama Docker. Per Python 2.6 questo pacchetto è DockerPy, quindi chi di voi purtroppo sta ancora lavorando con quella versione di Python si ricordi che il nome qui è diverso e soprattutto fa conflitto avere le due installazioni, quindi o installate Docker con pip o installate DockerPy con pip, non potete avere entrambi i pacchetti installati nello stesso env. Ora andiamo avanti e vediamo come potrebbe diventare il Docker Compose file trasformato in una ricetta Ansible. A me sembra più o meno lo stesso file, giusto? Non c'è molta differenza. Uno era YAML, questo è YAML. C'è qualche keyword diversa, ovvero noi stiamo usando il modulo Docker container di Ansible, qui. Non diamo per scontato che Ansible conosca la keyword image, dobbiamo dirgli usa il modulo Docker container per poter accedere a questa image. E similmente rispetto a Docker Compose, attivo il link all'altro container, sempre con la keyword link, dichiaro le porte nello stesso modo. Però qui ho utilizzato delle variabili. Vedete queste cose scritte tra parentesi graffe? Queste sono variabili che possono essere passate a quello che si chiama playbook Ansible in tanti modi. Scrivo un file di variabili che contiene, sempre nel formato YAML, le variabili di qui sopra e decido di passarlo al playbook in vari modi. Ora non sto ad elencarli perché il concetto delle variabili in Ansible è sterminato. Sappiate soltanto che è possibile passargli questo file, quindi noi mettiamo sotto versionamento la nostra ricetta separata dall'environment su cui questa deve girare, scriviamo dentro dei file dedicati solo alle variabili gli environment su cui questa ricetta deve girare e vedete che abbiamo prodotto un pezzo di codice che è riutilizzabile in tante situazioni diverse. Non abbiamo scritto lì dentro qual è l'ambiente su cui questo deve girare. Con Docker Compose questo viene un po' più difficile. Forse appunto possiamo avere un file che chiamiamo dev, un file che chiamiamo prod e questi coincidono con il nome che diamo al nostro nodo su cui far girare Ansible. Quando il nodo è dev, includi la variabile dev. Quando il nodo è prod, includi la variabile prod. E così è veramente molto flessibile. Oltre alle variabili, con Ansible possiamo aggiungere dei test durante il provisioning dei container. E anche qui è una cosa che viene più difficile con Docker Compose. Possiamo avere un task dedicato al check che esista qualcosa sulla porta su cui l'applicazione WordPress deve girare. Ora, io non sono esperta di WordPress, quindi perdonatemi se qui ho scritto something, ma non avevo proprio idea di che cosa scrivere, però vi faccio capire che cosa significa. Che nella ricetta che fa il provisioning di un container ho anche aggiunto un task che fa il test di questo provisioning. Quindi io posso essere certa che le cose abbiano funzionato come mi aspetto. A un certo punto, una volta che abbiamo fatto un po' di container usando queste ricette, ci troviamo anche a dover fare il loro management. Su una macchina magari iniziamo ad avere tanti container. Questi container vanno e vengono. Non è detto che il loro nome sia stabile nel corso del ciclo di vita di un'applicazione. Quindi, cosa possiamo fare per tenere traccia dei nomi di questi container e girare Ansible contro di essi? Possiamo utilizzare oggetti che vengono chiamati gli inventory plugin, ovvero Ansible è capace di parlare contro host calcolandoli sul momento usando dei plugin che facciano il dump di informazioni in modo dinamico e costruiscano una lista di host. L'inventory dinamico è uno script Python che bisogna scaricare oppure un plugin di Ansible che bisogna abilitare e questo ci popola un inventory che noi non vediamo, che rimane in RAM, ma che possiamo accedere chiedendogli mi dici per favore qual è il nome
che trovi nella tua lista? E qui lo vedete. I due container che ho tirato su prima hanno questi nomi sulla mia macchina. Questo è un plugin che funziona nello stesso modo, al di là della tecnologia di gestione di hosting cloud, container che stiate utilizzando. Se l'inventory è dinamico, può essere dinamico per Docker, per EC2 o anche per altre cose. L'importante è trovare uno script che sia fornito da Ansible, oppure che potete fare anche voi, che vada a fare la ricerca delle informazioni sull'host, che produca un JSON serializzabile leggibile da Ansible e che questo quindi poi sia in grado di compilare la sua lista di host. Una cosa interessante per poter accedere a dei running containers tramite Ansible è utilizzare il connection plugin. Abbiamo visto come poter andare a scoprire quali sono i container che sono running sulla nostra istanza. Ora vediamo come connetterci a loro. Non è banale connettersi ad un container se non aprendo un altro processo, giusto? Noi dobbiamo dare un comando del tipo docker exec in modo interattivo, entrare nel container, fare qualcosa e poi uscire con grazia. Non sarebbe più semplice usare Ansible per wrappare questa chiamata e chiedere ad Ansible, quindi usare uno strumento standard, chiedere ad Ansible, mi dici per favore qual è un'informazione di questo container? Bene, allora uso l'inventory dinamico, gli dico, guarda che la connessione che devi operare su questa macchina è di tipo Docker e devi chiedere a questa macchina qual è il valore di una certa variabile. Questa variabile era stata inizializzata precedentemente e vedete che io qui posso stamparla. Ok, quindi con Ansible possiamo creare il container, assegnargli delle variabili, testare il provisioning e fare il management dinamico. E in più possiamo anche connetterci all'istanza running. Quindi il debug diventa tutto sommato abbastanza semplice. Ansible, oltre a questo, è capace anche di gestire environment ibridi, quindi se noi abbiamo alcuni host che sono container, altri host che non sono container, possiamo decidere di girare uno stesso script Ansible contro tutta la nostra infrastruttura, semplicemente dichiarando qual è il tipo di connection che Ansible deve usare contro un certo host. In questo caso chiaramente non possiamo utilizzare un inventory dinamico di tipo Docker, perché? Perché noi abbiamo un inventory a priori, sappiamo quali sono i nomi dei server, abbiamo degli FQDN o degli IP associati a questi, alcuni di essi però sono dei container che rimangono vivi, per noi sono importanti, magari sono container di produzione. Ok? Quindi li abbiamo mappati in un inventory file che è sottoposto a versionamento e per questi specifichiamo che la connection che Ansible deve operare è di tipo Docker. Quindi possiamo fare il management dell'istanza virtuale con protocolli SSH standard, parlo di macchine virtuali vere e proprie, e poi il management di Docker containers utilizzando questa, non è un escamotage, questa funzione. Ecco. Ora, vediamo a che punto sono. Ok. A questo punto, come possiamo standardizzare il provisioning di questi container? Abbiamo visto qual è il modo di scrivere una piccola ricetta Ansible che tiri su il container, però è un file, un playbook lasciato lì. Non abbiamo un modo per condividere, diciamo, questo playbook con altre persone in un modo più pulito, in un modo che rispecchi proprio l'organizzazione di un software. Ecco, visto che stiamo facendo infrastructure as code, dobbiamo anche preoccuparci della condivisione di questo code con altri. Quindi dobbiamo usare strumenti standard per creare il codice Ansible. In questo caso ci viene in aiuto uno strumento che si chiama Molecule.
Molecule è un progetto abbastanza nuovo ed è stato adottato dal progetto Ansible by Red Hat alla fine del 2018. Se Ansible può gestire dei container, allora anche Molecule può gestire dei container, perché Molecule wrappa le funzioni di Ansible e fa tante altre cose. Quindi ora stiamo parlando di Docker, ma se esiste il modulo Ansible per LXC, anche Molecule può usare quel modulo, e così via. Installare Molecule, che è anch'esso un prodotto Python, è facile come installare Ansible. Siamo nel virtual env dedicato, usiamo pip, installiamo Molecule, magari con una versione definita. Ora, qui io non l'ho messa. Poi installiamo alcune dipendenze, tra cui anche il plugin Docker per Molecule, perché di nuovo stiamo parlando di Docker. Molecule ci supporta a partire dallo step 0, quindi creiamo un role Ansible utilizzando Molecule. Ora qui non vorrei confondere la platea che magari non ha mai usato Ansible, però un breve recap per tutti quanti: i role sono quel modo che ha Ansible di organizzare le sue ricette. Hanno una struttura predefinita, hanno nomi di directory che devono essere sempre quelli, e il role è il modo in cui la community condivide codice Ansible, diciamo. E per scrivere codice Ansible di qualità occorre inizializzare un role con degli strumenti che creino uno scaffold standard. Lo strumento ansiblesco è Ansible Galaxy. Io qui vi mostro invece l'utilizzo di Molecule per creare il role, perché Molecule wrappa Ansible. Quindi Molecule dietro le quinte usa Ansible Galaxy, ci permette di creare un role e di testarlo utilizzando Docker. Ora qui io voglio portarvi a fare il test driven deployment di container Docker utilizzando Ansible, e per farlo ho bisogno di Molecule. Ok, quindi questo è l'obiettivo di questa parte di presentazione. Questo comando crea una struttura al cui interno c'è una directory che si chiama Molecule. Dentro alla directory Molecule ci sono delle sottocartelle che si chiamano scenari. Lo scenario di test di default si chiama default. Se io qui non specifico niente, dentro la directory Molecule mi troverò una sottodirectory che si chiama default, con al suo interno alcuni file che mi permettono di creare dei container Docker, fare il provisioning e buttarli via alla fine del ciclo di test. Quindi potete avere tutti gli scenari che volete, Molecule li fa girare uno dopo l'altro, potete mischiare anche scenari di tipo Docker con scenari di tipo EC2, LXC, Azure e così via. Quindi in una sola volta utilizzate un role Ansible per fare il test contro N piattaforme. Ora, non tutti in realtà hanno casi di questo tipo, forse sono un po' limite, però mischiare macchine virtuali e container, in realtà questa è una cosa che può capitare abbastanza spesso. Dentro allo scenario default, se abbiamo utilizzato il driver di tipo Docker, troviamo questo. Troviamo un template in formato Jinja per la creazione di un Docker file che sarà la base per la costruzione di un'immagine Docker. Troviamo uno script di installazione, troviamo un file Molecule, un playbook.yaml, una directory di test. Ora interessiamoci solo di playbook e Molecule. Il playbook.yaml è quello che mi permette di far girare il role che ho appena creato. Quindi al suo interno ci sarà scritta la direttiva Ansible per dirgli: quando ti lancio fai girare il role in cui sei inserito. Mentre dentro al molecule.yaml c'è una serie di informazioni abbastanza grossa in cui noi definiamo quante istanze vogliamo e di che tipo per testare questo role. Quindi se noi vogliamo testare un role Ansible contro N tipi di container Docker, quello basato su Debian, quello basato su CentOS, quello su una certa versione di Debian, una certa versione di Python invece che un'altra, eccetera, eccetera, noi costruiamo qui una lista sotto alla stanza platform e diciamo: ok, al nome istanza assegno l'immagine 107, e poi vado avanti. Al nome Python 2 assegno un'istanza,
basata sull'immagine Docker Python 2.2.7 e così via. In questo modo costruite una batteria di environment in un colpo solo e in un modo riproducibile e comprensibile da quelle persone che sviluppano ruoli Ansible. E vi facilitate parecchio la vita, perché avete qualcosa che lo scrive per voi nel modo corretto, invece che stare lì a dover pensare a come scrivere una ricetta Ansible per tirare su tutti questi container, gestirla, poi ricordarci anche di spegnerli. Quindi, oltre a questo, ricordiamoci anche una cosa molto interessante, che potete dedicare parti del role a specifici container che fanno parte di questa lista. Voi sapete che il vostro role è un po' grosso, c'è una parte common, magari, che deve girare su tutti, un'altra parte che deve girare soltanto su Red Hat, un'altra parte che deve girare solo su Debian. Specificate queste corrispondenze dentro al playbook e così potete fare una matrice di test anche abbastanza complessa. Fare test con Molecule significa fare una matrice di test. Questi sono tutti i comandi che abbiamo a disposizione quando chiamiamo l'help di Molecule. Parte con il lint, questi non sono in ordine purtroppo, comunque fa un lint della sintassi del vostro playbook e lì muore subito se non avete scritto le cose in modo corretto, quindi avete anche un syntax check incorporato. Prepara l'istanza e la crea. Questo vuol dire che crea un Docker file a partire da questo template, il Jinja, e tira su un container basato su quell'immagine. Fa lo step di converge, che significa fai girare effettivamente il role, fai il check di idempotenza. L'idempotenza è quella proprietà di una funzione per cui se la funzione è applicata più e più volte si ottiene sempre lo stesso risultato. Con Ansible quasi tutti i moduli garantiscono l'idempotenza se usati correttamente, ma è molto comodo avere uno strumento che faccia un check di idempotenza vero e proprio, ovvero questo fa girare il role due volte e va a verificare che Ansible dia un output di tipo non ho applicato cambiamenti la seconda volta. E poi fai il destroy delle istanze. Quindi facciamo il provisioning del container usando il comando molecule converge nella root del vostro role. Quindi voi avete sotto di voi la directory molecule, in quel posto date il comando molecule converge e vedete che parte la creazione dell'istanza, il provisioning e Ansible vi comunica nel suo modo che cosa ha fatto. Io qui avevo fatto un task che faceva semplicemente un hello. Ok. Non ci sono cambiamenti, perché? Perché è un semplice hello. Il check di idempotenza. Il check di idempotenza si fa con il comando molecule idempotence. Quindi tutti i comandi che sto dando con molecule, come vedete, sono comandi che appartengono alla matrice di test. Voi potete decidere di girare tutta la matrice dando il comando molecule test oppure parti di essa dando il comando molecule nome del pezzo che volete girare. Quindi volete fare solo il lint, molecule lint, eccetera, eccetera. Questo ci permette di avere proprio un ciclo di sviluppo che assomiglia al test driven, allo sviluppo di tipo test driven, perché noi facciamo dei cambiamenti e li testiamo immediatamente col comando molecule converge. Okay? Quindi iniziamo il nostro role Ansible, definiamo i container, diamo un primo molecule converge. È passato? Ok. Faccio qualche altro cambiamento, do di nuovo il comando molecule converge e così via. In questo modo vedete com'è più semplice e vi velocizza molto anche il ciclo di sviluppo gestire le vostre ricette da sistemisti, passatemi il termine, utilizzando uno strumento da sviluppatori. Voi producete cose in un formato consistente, le testate continuamente tirando su e giù delle istanze, che siano container Docker, istanze in cloud, eccetera, non importa, lì lo decidete con il tipo di scenario che avete inizializzato,
e in questo modo arrivate alla fine del vostro ciclo di sviluppo, perché in effetti di questo si tratta ora, avendo prodotto qualcosa di qualità che è pronto per essere condiviso con altri, ma anche essere riutilizzato da noi stessi fra qualche mese, quando torneremo a prendere in mano il progetto e non ci ricorderemo nulla, non sappiamo che cosa abbiamo fatto in quel role, ma sappiamo che con Molecule l'abbiamo fatto bene. Alla fine diamo il comando Molecule Destroy per fare il clean delle istanze, se questo è il nostro scopo. Possiamo anche decidere di portare Molecule un po' all'estremo e utilizzarlo per fare il provisioning del container. Okay? Cioè, invece che scrivere il playbook Ansible che usi il modulo Docker container e scrivere tutto da noi, lo sentite anche voi? Ah, okay. O mi sta venendo un ictus? Ok. Va bene. Passato? Ok. Ok. Dove ero arrivata? Ok. L'utilizzo di Molecule portato all'estremo è anche il provisioning del container stesso. Cioè, magari non ho a disposizione uno strumento come Ansible Tower, come AVX, dove incapsulare i miei role e lanciarli con un bottone, però ho uno strumento che mi fa la continuous integration. Quindi posso decidere di far partire il deploy di container, eventualmente anche in produzione, a partire da qualcosa che mi fa il test in automatico dei miei role. Dentro la ricetta del file di CI scrivo semplicemente molecule test e basta. La CI fa il test, se le variabili sono adeguate per portare quel role in produzione, allora avrò anche il provisioning di container in produzione. E chiaramente non test, perché questo farebbe anche il destroy, ma Molecule converge. Quanto ho finito? Ho finito. Okay. Ok, quindi riassumendo, se conoscete Docker Compose, conoscete anche Ansible, siete a un passo, le cose sono scritte nello stesso modo. Le ricette Ansible però vi aiutano di più rispetto ad un file di tipo docker-compose.yaml. Con Ansible potete fare il management di panorami ibridi di infrastrutture, potete aggiungere test durante la creazione di container e, ancora meglio, potete usare Molecule per produrre un'infrastruttura con un approccio test-driven, seguendo le Ansible best practices per quanto riguarda la creazione del role. Se proprio siete affezionati ai vostri Docker Compose files, perché avete sudato, sono enormi, non avete voglia di riscrivere, sappiate che Ansible vi mette a disposizione il modulo Docker Compose. Quindi può far girare i Compose file per voi e almeno iniziate ad integrare quello in uno strumento che vi offre un livello di astrazione più alto. Ok, finito. Grazie.